Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e dei farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per un suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per strada, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore. Il profeta Isaia parla di un argomento, diciamo così, molto interessante per i poveri, perché a quei tempi, sapete, siamo circa 500 anni prima di Cristo, i banchetti erano soltanto per i ricchi. I poveri non potevano permettersi di mangiare lautamente con vivande, succulente e tutto il resto. E allora, sapete, quando lui immagina che il Signore preparerà un banchetto con cibi succulenti, beh, allora l'attenzione dei poveri, cresce. Tra parentesi, sapete perché venerdì mangiamo il pesce noi? Sapete, sì. Sì, un alimento di magro, però nella tradizione ebraica c'è scritto ancora oggi che la vigilia del sabato, cioè venerdì, si mangiava il pesce. Perché? Perché il Signore uccise il Leviatano, che era un pesce grosso, una specie di balena, e con queste carni del pesce diede da mangiare al suo popolo, quindi sfamò il popolo di Israele con il pesce. Quindi, era il simbolo del male, fu distrutto e fu dato da mangiare, agli ebrei. Quindi, probabilmente quel pesce deriva da quell'usanza. E a questo banchetto, dice Isaia, tutti quanti sono invitati. Lo sappiamo, no? La salvezza c'è per tutti. Bisogna però accettarla, eh? Bisogna fare qualche piccolo sforzo per accettarla. Il banchetto si svolgerà tra canti e balli. E poi dice, infine, il Signore in cui abbiamo sperato, è questo: rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. In pratica, ben 500 anni prima circa, Isaia profetizza la venuta di Cristo. Quindi questo brano ci serve per dire sì, già allora c'era il senso del Messia che deve arrivare, che deve salvare il suo popolo, che dà da mangiare, che salva tutti quanti. E quindi, vedete, le profezie sono compiute poi, eh? Quindi si è compiuta questa, come si sono compiute anche altre profezie. Nella seconda lettera, Filippesi, Paolo è sempre in carcere, finisce la lettera ed è grato ai Filippesi. Sapete, Paolo era un uomo duro, una scorza di uomo, uno che era abituato a tutto, mangiava o non mangiava, era lo stesso. Gli capitavano tutte le cose, lui andava avanti ugualmente. Bene,
ha un sentimento di tenerezza per i filippesi, cioè avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Vi ringrazio che mi siete stati vicini, nonostante fosse uno navigato, insomma, un personaggio abituato alla solitudine. E questo fa pensare a quanto oggi noi sacerdoti siamo soli. Abbiamo questa vocazione che ci porta alla solitudine, abbiamo scelto, però se qualcuno ci sostiene con la sua amicizia, con la sua vicinanza, è chiaro che noi siamo grati, abbiamo questo aiuto importante per sostenerci, specialmente con la preghiera, quindi mi raccomando, pregate per i vostri parroci, siate loro vicino in qualche modo e loro saranno grati, almeno si spera. Veniamo infine al Vangelo e qui la parabola parla del banchetto eterno. Isaia parlava di un banchetto ultraterreno, qui Gesù parla di un banchetto terreno, perché parla di un re che organizza un banchetto su questa terra. E allora che succede? Che manda i suoi servi, questo re, che sono i profeti poi, sono quelli che annunciano la grandezza di Dio, ma il popolo non se li fila proprio, anzi arriva perfino a uccidere questi profeti, servi. Ricordate Gesù che piange su Gerusalemme. Ahimè, Gerusalemme che uccide i profeti, piange proprio per la morte che Gerusalemme ha dato ai profeti. E ovviamente le nozze sono quelle dello sposo, cioè Cristo, con l'umanità, che è la sposa. Sono queste le nozze che intende celebrare. Bene, a quanto pare alcuni non si curano di questo invito, che sono poi gli ebrei, coloro che sono più vicini a Gesù, non l'hanno ascoltato ancora oggi, non credono al Messia di Israele che è Gesù, e invece altri, quelli dei crocicchi, quelli fuori nelle strade, che sono i pagani, credono a questa chiamata del re e vanno, quindi buoni e cattivi, eh? C'è scritto buoni e cattivi, non importa che si comportino bene o male, lui li chiama, vieni da me. L'importante però, e lo capiamo dall'ultimo versetto, è che abbiano questo abito nuziale. Che vuol dire abito nuziale? Che almeno abbiano buona volontà. Anche se io non mi comporto bene, però chiedo perdono perché mi comporto male, ho buona volontà, dico, Signore, voglio impegnarmi a seguirti, a partecipare alle due nozze, beh, si salva. Invece chi non ha questo abito, chi non si impegna almeno un po', chi non chiede perdono per i suoi sbagli, viene allontanato, si auto esclude, si auto allontana dalle nozze. E allora lì c'è poco da fare, quindi no? Se qualcuno ha buona volontà, viene chiamato e rimane con il re. Bene, allora ricordiamoci il messaggio di oggi, il profeta Isaia parla di questo banchetto molto tempo prima di Cristo, prefigura la venuta del Messia, quindi la profezia si compie pienamente. Ricordiamoci San Paolo scrive ai Filippesi, Paolo uomo di mondo, senso buono ovviamente, è duro, rotto a tutte le tribolazioni, però si commuove perché i filippesi hanno saputo stargli vicino, quindi li ringrazia chiudendo la sua lettera. Ricordiamoci il Vangelo, questo banchetto è per tutti, buoni e cattivi, però l'importante è che gli invitati almeno abbiano il vestito buono, cioè abbiano una predisposizione positiva. Signore, chiedo perdono per i miei errori, riconosco che tu sei il re. Ecco, se abbiamo questa minima intenzione saremo salvati. Sì, lo dà Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e dei farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per un suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per strada, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore. Il profeta Isaia parla di un argomento, diciamo così, molto interessante per i poveri, perché a quei tempi, sapete, siamo circa 500 anni prima di Cristo, i banchetti erano soltanto per i ricchi. I poveri non potevano permettersi di mangiare lautamente.